carmelitani si insediano a Firenze nei primi decenni del 200 nel quartiere dell'Oltrarno. Comincerà poi la costruzione della loro chiesa e convento, la cui posa della prima pietra si celebra nel 1268. La chiesa fu fondata grazie alla volontà di una donna, Agnese Oavegnente, vedova di Cione di Tifa, che decide di destinare l'eredità del marito ai poveri di Cristo, come lui aveva prescritto, ma lei decide proprio di destinare una somma di denaro in fiorini e alcuni terreni con case per la creazione, per l'edificazione della chiesa, poi dell'annesso convento del Carmine. Successivamente la costruzione della chiesa progredisce per tutto il 300 e il 400, finché nel 1422, il 19 aprile del 1422 per l'esattezza, non avviene la cerimonia di consacrazione della chiesa di Santa Maria del Carmine alla presenza del vescovo Amerigo Corsini, di altri due vescovi e di una moltitudine di popolo, all'interno della quale erano presenti anche alcuni artisti fiorentini, fra cui Masaccio. Proprio Masaccio riceverà l'incarico di raffigurare e quindi immortalare la cerimonia di consacrazione, la sagra cosiddetta, sulle pareti del chiostro del complesso del Carmine, affresco a terra verde celebrato da Vasari per il realismo della raffigurazione, purtroppo perduto nella fase in cui il primo chiostro verrà rimodernato all'inizio del 600. Nel disastroso incendio del 1771 l'interno della chiesa andò pressoché distrutto e fu necessaria una integrale ricostruzione in chiave tardobarocca, come tutt'oggi la possiamo ammirare. Sopravvisse all'incendio la cappella Brancacci, sia pur subendo alcune alterazioni cromatiche dovute al calore sprigionato dalle fiamme.